Le proteste dei gualdesi che non vogliono registrare all'anagrafe di Gubbio i loro figli nati nel nuovo ospedale di Branca. Le sorprendenti invenzioni del signor Pezzopane, che ha registrato ben 20 brevetti e ora progetta un'auto a vapore. Ritrovata a Perugia una bolla di Papa Giovanni XXI sui benefici ecclesiastici indirizzata all'arcivescovo di Canterbury. Occhi sul mondo, una compagnia composta interamente da giovani attori, ma tutti con anni di accademia alle spalle. Galleggia ai vertici della Serie C la Libertas Rarinantes Perugia, unica squadra umbra di pallanuoto a livello agonistico. I musicisti che hanno segnato la storia di Umbria Jazz, il concerto di Herbie Mann del 1983. In the town where I was born lived a man who sailed to sea. Nella città in cui sono nato cantavano i Beatles. Spesso però, per caso o per necessità, la città in questione non è la nostra, ma un'altra, magari vicina e atavicamente rivale, che resterà un tatuaggio indelebile per tutta la vita. E la preoccupazione allora comincia a correre sul web. Spenti i riflettori sull'inaugurazione ufficiale dell'ospedale di Branca, i gualdesi si stanno interrogando nei vari forum e blog. Da quando la struttura sanitaria è a regime, i loro figli risultano nati a Gubbio. Branca, infatti, pur essendo esattamente a metà strada tra i due comuni, è frazione ugubina. Magari mi piacerebbe l'idea di in realtà avere due bambini nati a Gualdo, cioè che risultano nati a Gualdo, anche se poi in realtà gli ospedali sono magari di fuori, perché poi in ospedale stai solo 3 giorni, in realtà poi i genitori sono residenti a Gualdo. Da una decina d'anni, subito dopo il terremoto, a dire il vero, il punto nascita del Calai non funziona più e per partorire si va a Foligno, Assisi o Perugia. Ma Gubbio per i gualdesi è un'altra cosa e viceversa. La prima testimonianza della rivalità tra le due città sta incisa nel bronzo delle tavole ugubine da quasi 3.000 anni. Un passaggio del testo che si chiama molto esplicitamente Exterminatio, in cui, senza giri di parole, si invocano gli dèi per impaurire, distruggere e annientare Tadino e i suoi abitanti. Fino ad arrivare attraverso i secoli alle vicende molto più attuali e spesso condite con polemiche al vetriolo sull'ufficio del registro, sulla sede del liceo scientifico, sulla stessa ubicazione dell'ospedale. E quando i ugubini erano attaccati dai perugini, i soldati gualdesi aiutavano gli ugubini e dicevano: uniti contro gli altri, nemici fra di noi. È stato sempre così. Poi l'accordo sulla realizzazione della struttura in una zona baricentrica e l'ospedale unico comprensoriale per tutto l'Alto Chiascio, passo concreto verso la distensione dei rapporti tra i due comuni confinanti. Uno spiraglio per dirimere la delicata questione potrebbe stare in una proposta di legge approvata a Montecitorio e trasmessa al Senato prima dello scioglimento delle Camere, che prevede che i genitori possano indicare come luogo di nascita dei figli il comune di residenza. Questo però vale solo per i centri sotto i 5.000 abitanti. Si tratterebbe dunque di modificare la proposta e estenderla anche ai comuni sopra i 15.000. L'ospedale deve essere un ospedale comprensoriale, quindi anche quelli che nascono all'ospedale di Branca, però hanno la residenza a Gualdo, mi sembra giusto che vengano registrati nel luogo di residenza dei genitori. Vorrei innanzitutto che sulla sua carta d'identità ci fosse scritto nato a Gualdo Tadino. Non una questione di mero campanile, ma di identità, di radici, come dicono gli stessi blogger. Una certa rivalità tra Gualdo e Gubbio è sempre esistita, però mi sembra questa solo per tutelare il luogo, come detto anche prima, di origine, e quindi tutelare l'orgoglio di essere gualdese e in qualche modo quindi tutelare anche la tua città, la tua comunità, che diciamo a cui in qualche modo ti senti di appartenere. Noi vogliamo la nostra gualdesità, non c'entra nulla il fatto che c'è questa rivalità fra noi e loro, il fatto è solo questo, che noi, Gualdo Tadino deve essere rispettata come una città dove ci sono i futuri nascituri. Intanto le soluzioni tra il serio e il faceto fioccano a destra e a manca, da quella di modificare la proposta di legge all'ipotesi alquanto provocatoria di tornare a far nascere i figli in casa con buona pace della moderna e costosa struttura di Branca.
Un ordine del giorno che pone il problema è approdato in consiglio comunale. Nella seduta del 28 marzo la massima assemblea di Gualdo Tadino, sollecitata dagli stessi cittadini, ha chiesto all'unanimità ai futuri parlamentari umbri di ogni schieramento di impegnarsi per modificare la proposta di legge. E chissà se Rolando Pinacoli, che si è speso fino alla fine per la nuova struttura sanitaria comprensoriale, aveva pensato anche a questa eventualità. Lui, che del raggiungimento di quota 15.000 abitanti ne aveva fatto una battaglia personale, con tanto di incentivi economici per la prole delle giovani coppie molto prima dei vari bonus bebè governativi. Se ci avesse pensato, se ne avesse avuto il tempo, avrebbe messo in piedi un'altra delle sue straordinarie pinacolate. Un gesto eclatante per richiamare l'attenzione pubblica fino al raggiungimento dello scopo, fino a quando, cioè, i suoi neonati non fossero tornati ad essere ufficialmente nati a Gualdo Tadino. Ed è proprio questo che sulle sue orme ora stanno cercando di fare istituzioni e cittadini gualdesi, per salvaguardare le radici, anche attraverso la carta d'identità.